Om Shri Sai Ram. Prashanti Sandesha, le perle di saggezza di Sai, vi dà il benvenuto. Nella puntata precedente ricordo di avervi raccontato che uno dei suoi compagni di classe, intendo dire compagni di classe di Swami, di nome Hanumanta Reddy, un giorno volle incontrare Swami e nonostante lo aspettò a lungo, Baba non lo guardò. In preda alla rabbia, lanciò a Baba qualsiasi cosa gli capitasse in mano. Quando il preside venne a conoscenza di questo incidente, fece bloccare i pasti per Reddy nell'ostello come punizione per questa offesa oltraggiosa. Abdul Kader, il leader degli studenti, ne venne a conoscenza. A quel punto Swami si avvicinò al preside e gli chiese dell'incidente, invitandolo poi a continuare a dar da mangiare allo studente. Questo dimostra la sua compassione e il suo perdono. Il preside disse che lo studente aveva agito con grande mancanza di rispetto. Abdul Kadir, il leader degli studenti, gli suggerì: Signore, giovedì prossimo incontrerò Raju e gli chiederò qual è l'azione giusta da intraprendere. Qualsiasi cosa egli dirà, noi la faremo. In altre parole, il preside voleva che Hanumanta Reddy chiedesse istruzioni a Swami sulla linea d'azione da seguire per la totale mancanza di rispetto e il giovedì successivo andò da Raju. A quell'ora c'era una lunga coda, circa 100-120 persone in attesa del Darshan. Dopo un po' di tempo, qualcuno arrivò e disse che Raju stava chiamando una persona di nome Abdul Kadir. Io, Abdul Kadir, cioè il leader degli studenti, gli suggerì questo, andai da Raju e gli raccontai questo. Swami gli rispose: Sei venuto a parlare di Hanumanta Reddy, vero? Sono stato io a costringere il ragazzo a comportarsi in quel modo. È opportuno punire qualcuno per un'azione sbagliata. Dì al preside di riprendere a dargli una da mangiare. Nonostante la mancanza di rispetto nei suoi confronti, egli fu così compassionevole da permettere al preside di continuare a servire il cibo al ragazzo. Ed ecco l'episodio successivo. L'indipendenza dell'India era una questione viva nella mente delle persone in quei giorni. Qualcuno ebbe il coraggio di fare una strana domanda: Quando l'India otterrà l'indipendenza? E Baba rispose subito in modo deciso: Celebreremo l'indipendenza il 15 agosto 1947. Kadir raccontò questa storia a molti amici e parenti, ma nessuno ci credeva, nemmeno lui ci credeva. Ma dopo 4 anni si avverò e non riuscì a credere che le parole di Raju si fossero davvero avverate. Quel giorno si rese conto della sua grandezza. Un giorno, quando Raju portò tra i suoi amici al vicino tempio di Shiva, i ragazzi furono testimoni di un miracolo che superava ogni descrizione. Quando Raju entrò nel santuario interno, il luogo si riempì di un bagliore che si manifestava dal suo volto. Il bagliore circondò la divinità, mentre un altro raggio di luce tornò indietro a Raju. Angia Lielu, l'ispettore delle accise, era molto vicino a Swami. Naturalmente avrete capito che Raju, Swami, Satyam sono i nomi dello stesso Bhagavan. Raju gli chiese di procurare una statua di Shirdi Sai Baba. Angia Lielu rispose che era impossibile ottenerla nel mercato locale. Raju disse: Vai al festival del tempio Lakshmi Narayana Swami a Bennohobilam e prova. Con sua grande sorpresa, durante il festival annuale che si svolse il 9 maggio di quell'anno, ottenne per 8 annas 50 paisa quella statua di Shirdi. Angia Agnelu, essendo un devoto di Shirdi Sai Baba, creò un santuario personale per Sai Baba nel suo giardino, stendendo una pelle di tigre su un masso e collocandovi la statua per la puja di ogni giovedì. Il masso divenne in seguito un punto di riferimento con il nome di Sai Baba Gondu, che significa roccia di Sai Baba. Raju assisteva ai bhajan nella casa di Anjanielu,
che era un luogo tranquillo e non disturbava i vicini, essendo alla periferia della città principale. Molti devoti percorrevano la distanza a piedi per partecipare ai bhajan ogni giovedì. I figli di Anjaneelu, Narasimha Das e Subbu Ratnamma, erano compagni di classe di Raju ed erano molto legati a lui. Molti anni dopo, Narasimha Das riportò alcuni eventi meravigliosi inerenti a Raju, che allora chiamava rispettosamente Swami. Così racconta: presentai Swami ai membri della mia famiglia come mio compagno di classe. Essi svilupparono un grande amore verso di lui. Ogni giorno egli visitava la nostra casa e si informava sul benessere dei miei genitori prima di andare a scuola. A volte mio padre lo invitava a condividere il cibo ed egli lo accontentava molto gentilmente. A scuola Swami indossava una camicia bianca e un paio di pantaloncini color khaki. Una volta egli chiese alla madre di Narasimha Das, cioè la moglie di Anjaneelu, di cucirgli i bottoni della camicia. La camicia era strappata e così Anjaneelu Garu ebbe la fortuna di presentare a Swami dei vestiti nuovi. Swami e io andavamo a scuola insieme, disse questo Narasimha Das. Narasimha Das aggiunse: mi chiamava Das, mentre chiamava mio padre Anjaneelu con il nome di Inye Garu e mia madre la chiamava Amma Garu. Noi lo chiamavamo Satyam. Dopo la scuola giocavamo a calcio con gli amici. Lui era il portiere. Questo è un rapporto non di sangue, ma di amore per Swami. Ogni giovedì veniva a casa nostra da scuola e dopo il bagno indossava doti di seta e indumenti raffinati. Faceva la puja a un santuario di Shirdi Sai Baba. Egli cantava Manasa Bajare Guru Charanam Dustara Bhava Sagara Taranam e poi Baba Rava Sai Baba Rava. Entrambi sono stati composti da Swami. Quando cantava, chiedeva a tutti di seguire il coro. Durante i bhajan, egli rimaneva in piedi in profonda concentrazione, risplendendo di effulgenza e continuando a ondeggiare il suo corpo avanti e indietro per 3 o 4 ore. Durante questo tempo egli consigliava, istruiva, benediceva e materializzava oggetti, vibhuti, pezzi di stoffa dal kafni di Shri Shirdi Sai Baba, immagini, stampe, frutti per i visitatori. Alzava la mano, raccoglieva oggetti dal nulla e li donava. Di solito regalava frutta e caramelle. Chiedeva ai devoti di aprire la bocca e dava loro da mangiare egli stesso. Dovevano mangiare il prasad immediatamente. Gli altri oggetti che donava dovevano essere portati subito a casa. Nessuno doveva raccontare ad altri ciò che aveva ricevuto. Egli diceva ad alcune persone di recarsi in un luogo specifico in un giorno diverso per un colloquio. Poi diceva: voglio andare, ricevere l'arati e rompere il cocco. Solitamente dopo l'arati Baba cadeva. Siccome non eravamo sicuri quando sarebbe caduto, nel momento che sarebbe caduto, egli si fermava in diversi punti della stanza per poi cadere. Credo di essere stato abbastanza chiaro. Alla fine dei bhajan egli cadeva, ma la gente non sapeva dove sarebbe caduto. Questo è il punto, sì. Allora, Anjaneelu Garu lo prendeva in braccio, gli teneva la testa sulle ginocchia e gli sventolava addosso un ventaglio. Dopo circa 15 minuti si alzava stanco e con gli occhi arrossati. Dopo essersi ripreso, Swami cercava la madre di Narasimha Das, ovvero la moglie di Anjaneelu, dicendo «mia madre». Swami scrisse un'opera teatrale, Parijata Pa Paranam, e la mise in scena nella loro casa. Chiese ad Anjaneelu Garu di preparare un palco per la rappresentazione ed egli trovò 8 assistenti. In pochissimo tempo sistemarono il palco. Questo spettacolo era solo per la mia famiglia. Egli indossò il sari di mia madre e mio padre lo vestì in modo elegante. Mia sorella Subaratnamma, cioè la figlia di Anjaneelu, interpretò il ruolo di Devendrudu.
Satyam assunse il ruolo di Satyabhama e mi chiese di interpretare la parte di Sri Krishna. Per essere molto chiari, Narasimha Das ha interpretato il ruolo di Sri Krishna e Baba quello di Satyabhama, e Subhama Ratnamma ha interpretato il ruolo di Devendra. In questo modo tutti i ruoli erano stati decisi. La scena più coinvolgente del dramma è quella in cui Sri Krishna si avvicina per placare la sua rabbia e lei gli dà un calcio sulla testa con il piede sinistro. Sri Krishna dice di essersi emozionato al tocco del piede di Satyabhama. Mi sono emozionato quando il sacro piede di Satyabhama ha toccato la mia testa. Perché Satyabhama era il ruolo interpretato da Swami stesso che doveva calciare Krishna e Narasimha Das interpretava il ruolo di Krishna. Ancora oggi sono emozionato nel ricordare il tocco del suo piede sulla mia testa e gli sono grato per avermi benedetto in questo modo. Raju ha osservato la correttezza anche nella scelta del ruolo. Ringrazio sempre Swami per avermi dato il ruolo di Sri Krishna e per aver assunto lui stesso il ruolo di Satyabhama, invece di fare l'inverso che mi avrebbe fatto commettere il peccato di toccare con il piede la persona di un avatar. Forse non mi sarei inchinato ai suoi piedi, considerandolo solo un compagno di classe, ma egli mi ha toccato la testa con il suo piede e ora mi rendo conto di quanto sono benedetto. Raju trattava Kameshwaramma, la moglie del suo insegnante Tamiraju, come fosse sua madre e la chiamava affettuosamente Amma. Kameshwaramma cantava i bhajan. Nei primi tempi i bhajan riguardavano il signore Rama. Uno dei bhajan più importanti era Sri Rama Jaya Rama. Inizialmente si tenevano a casa di Sheshama Raju, ma a causa della grande folla e delle obiezioni della moglie di Sheshama Raju, il luogo fu spostato nella casa di fronte a Narayana Shastri. Tamiraju era uno dei partecipanti attivi ai bhajan e camminava per un chilometro fino alla roccia di Sai, il Sai Baba Gondu, situato nel giardino di Anjanielulu. La sorella di Raju, Venkamma, ricorda che la casa di Tamiraju era diventata la casa dei miracoli di Sai. Raju concedeva loro le visioni degli dei e mostrava loro altri spettacoli emozionanti. Il giorno del compleanno del signore Krishna, Raju chiese alla moglie di Tamiraju, Kameshwaramma, di tenere un pitam, ovvero un piedistallo, per un idolo. Una sedia per il divino, nella stanza della puja, e disse che sarebbe andato a darle il darshan lì. Quel giorno e quello successivo, egli li benedisse con esperienze emozionanti. Grazie, continueremo nella prossima sessione. Manas bhajare guru charanam, dushtarabhama sagar taranam. Bhajare Guru Charanam Uttara Bhava Sagar Taranam Manas Bhajare Guru Charanam Uttara Bhava Sagar Taranam Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om Arunachal Shiva, Arunachal Shiva.
Baba Omkaram, Baba Omkaram, Baba Om Namo Baba. Sai Nath Satguru Guru Maharaj Guru Jai Jai Sai Nath Satguru Jai Jai bhajare guru charanam dustara bhav sagar kare.